Le cose che mio padre apprezzava e stimava erano il socialismo, l'Inghilterra, i romanzi di Zola, la fondazione Rockefeller, la montagna e le guide della Val d'Aosta. Le cose che mia madre amava erano il socialismo, le poesie di Paul Verlaine, la musica. Mia madre era milanese, ma di origine triestina anche lei, e d'altronde aveva sposato con mio padre anche molte espressioni triestine. Il milanese veniva a mescolarsi nel suo parlare quando raccontava ricordi d'infanzia. Aveva visto un giorno, camminando per strada a Milano, quando era piccola, un signore impettito, immobile davanti a una vetrina di parrucchiere, che fissava una testa di bambola e diceva tra sé: «Bella, bella, bella, troppo lunga decol». Molti dei suoi ricordi erano così, semplici frasi che aveva sentito. Un giorno, con le sue compagne di collegio e con le maestre, era fuori a passeggio. D'un tratto una delle bambine s'era staccata dalla fila, correndo ad abbracciare un cane che passava. Lo abbracciava e diceva: «Lelè, lelè, lelè la sorella della mia cagna!» Era stata in collegio molti anni. Si era divertita un mondo in quel collegio. Aveva recitato, cantato e ballato nelle feste scolastiche. Aveva recitato in una commedia travestita da scimmia e cantato in un'operetta. Aveva scritto e musicato un'opera. La sua opera cominciava così: «Io son Don Carlos Tadrid e son studente in Madrid. Mentre andavo una mattina per la via Burzuellina, vidi a un tratto a una finestra una giovane maestra». Rimase in collegio fino a 16 anni. Andava la domenica a trovare un suo zio materno, che era chiamato il Barbizon. C'era a pranzo il tacchino. Mangiavano, e dopo il Barbizon indicava gli avanzi del tacchino alla moglie e le diceva: «Quello lo mangeremo mie e ti domani mattina». Nata a Palermo, in Sicilia, Natalia ha passato la maggior parte della sua gioventù a Torino, con la famiglia, dopo che il padre accettò una cattedra all'Università di Torino nel 1919. La sua casa è stata centro della vita culturale dell'epoca. Il suo lavoro di scrittrice ha esplorato la vita familiare, la politica durante e dopo il fascismo e la filosofia. Ha scritto romanzi, brevi racconti e saggi, e gran parte del suo lavoro è stato tradotto in inglese. Nel 1938 Natalia ha sposato Leone Ginzburg, dal quale ha avuto 3 figli. Sebbene Natalia Ginzburg godesse di libertà durante la Seconda Guerra Mondiale, il marito ha passato il periodo dal 1941 al 1943 al confino, in un piccolo e povero villaggio dell'Abruzzo, a causa della sua posizione antifascista. Natalia e i figli hanno vissuto per un lungo periodo con lui al confino. Oppositore del regime fascista, Leone Ginzburg è stato arrestato ed è morto nel 1944 dopo essere stato torturato in prigione. Nel 1950 la Ginzburg si è risposata con Gabriele Baldini ed hanno quindi vissuto a Roma, dove è morta nel 1991.